soprattutto a me interessava dare un po' di realismo, poi spero che ieri sera abbia visto il film e non abbia perso troppe battute perché sono in dialetto romagnolo, però diciamo ogni tanto cioè, ci sono questi sprazzi di romagnolo, soprattutto nel personaggio di Tonino, interpretato da Paolo Graziosi, che sono finalizzate un po' a dare quella atmosfera di verità che vuole che il film avesse, da qui anche la scelta di andare in Emilia Romagna a cercare Giulia, e attraverso il casting abbiamo trovato insomma, la bravissima Matilda, che essendo anche una cantante è abituata in qualche modo a portare le emozioni, e secondo me nel personaggio ci è riuscita. Ragazzi, colgo l'occasione per ringraziarti di questo. L'ultimo cosa sull'immaginario. Rispetto al fatto che c'è stato un pilota al quale gli sceneggiatori si sono ispirati per scrivere De Loris, uno, ma non l'unico, Carlo Capone, che era un campione europeo di rally, del gruppo B appunto negli anni 80, e poi sicuramente un altro che si chiama Toi Monen, che tra l'altro il mio personaggio ha tatuato sul braccio, che è un altro grande campione, purtroppo morto tragicamente in una gara in Corsica negli anni 80. Quello che posso dire invece, che ci tengo a dire rispetto a fare il rapporto tra attore e regista, visto che comunque quest'anno è dedicata a Marcello Mastroianni, la figura di Mastroianni in questo festival. Mastroianni è stato un attore gigantesco, però se uno va a guardare nella sua carriera, è impressionante vedere come abbia sempre scelto dei grandi registi. Cioè, in un periodo storico in cui si facevano 300 film all'anno, più o meno, in cui la televisione aveva poco impatto, ancora perché non c'erano, c'erano alcune televisioni di parte, ma la gente andava al cinema, quindi giusto proprio di andare al cinema. Quindi il cinema era qualcosa di davvero ricco produttivamente, si producevano tanti film. Mastroianni era uno dei attori più importanti in Italia, io credo che gliene avranno offerti almeno 40 all'anno di film, nei 3-4 che lui poteva scegliere, che non doveva lavorare tutto l'anno, se uno va a guardare sceglieva sempre dei registi importanti. Io penso che fanno importanti per la fama, importanti per la qualità registica, perché io credo che certe cose, certe interpretazioni, un attore riesca a farle se dietro una macchina c'è un regista del quale si fida in un certo modo. Al di là del risultato, ma proprio il fatto di prendere dei rischi, ci vuole qualcuno dietro la macchina da presa con il quale condividere i rischi e che ti faccia sentire sicuro, che ti faccia sentire che anche se non ce la rete lui potrà tenderti un braccio a prenderti in un momento difficile. Ecco, Mastroianni secondo me in questo è un grande esempio e continuerà a stupirci, perché noi ci siamo un po' troppo fidati di quello che ci raccontava Mastroianni. Mastroianni micro, Mastroianni sbrogliato, Mastroianni... Sì, però Mastroianni era anche tanto altro che secondo me non diceva per pudore. Tutta questa cosa che è molto dell'ultimo periodo storico, no? Raccontare la performance, la fatica che si è fatta, anche noi stiamo parlando di questo in questo momento anche. Lui per pudore lo nascondeva. Lui nascondeva la sua capacità, per esempio, di scegliere i grandi film. Nascondeva anche l'approccio che aveva tanti suoi personaggi. Secondo me molto più accurato di quello che poi raccontava. Perché è un altro periodo storico, perché poi lui probabilmente aveva un pudore di quei momenti suoi intimi di costruzione che non gli andava, o anche perché probabilmente gli piaceva che la gente lo identificasse con un'immagine che gli facesse un po' più sognare. Anche in questo Mastroianni era estremamente cinematografico.